Proviamo ora ad esercitarci a conoscere le emozioni. Quindi, se hai familiarizzato con il body scan o le osservazioni del corpo, potresti essere avvantaggiato in questa pratica. In ogni caso, siccome lavoreremo prevalentemente con le emozioni spiacevoli, ti chiedo di focalizzarti su emozioni che abbiano un'intensità non superiore a 7. In ogni caso, se ti dovessi trovare in balia di forti emozioni, ti chiedo o di cambiare l'emozione, quindi di fare l'esercizio su un'emozione con intensità minore, oppure puoi aprire gli occhi e fare l'esercizio ad occhi aperti. E questo riduce l'intensità dell'emozione che proviamo. Però prova a partire con gli occhi chiusi, anche perché partiremo con un'emozione piacevole. Quindi prendi una posizione comoda e chiudi gli occhi. Partiamo dalla gioia e ti chiedo di provare a ricordare un momento recente in cui hai provato questa emozione. E se non te lo ricordi, ti chiedo di provare a immaginare che cosa provi, cosa senti nel corpo quando provi gioia. Quindi, ti chiedo di provare a notare nel tuo corpo o ricordare o immaginare dove senti la gioia nel tuo corpo, in quali aree, quali sono le aree che si attivano quando provi gioia. E se la gioia avesse un colore, fosse colorata, di che colore sarebbe per te? Sai com'è la tua postura e la tua espressione quando ti senti così, quando provi gioia? O ti ricordi com'è l'espressione verbale, anche facciale, la postura e i gesti di una persona che conosci quando prova ed esprime questa emozione di gioia? Riesci a ricordare o individuare se quando provi gioia hai anche una tendenza all'azione, una spinta a fare qualcosa quando ti senti così? Per esempio, hai voglia di muoverti, di saltare, di ridere, di parlare con gli altri. Che cos'è che ti senti di fare quando provi gioia? Ora lascia andare in secondo piano l'emozione di gioia e respira. Passiamo all'ansia o alla paura. La differenza è che la paura è solitamente più intensa e più temporanea, più acuta, mentre l'ansia è un'emozione che può essere tendenzialmente un po' più bassa di intensità, che dura di più nel tempo. Quindi prova a ricordare un momento recente in cui hai provato paura o ansia. E prova a notare o immaginare dove la senti nel corpo, quali sono le aree del corpo che ti si attivano quando provi paura o ansia. Dove la senti nel corpo?
l'ansia e la paura solitamente. E se fosse colorata, di che colore sarebbe per te? E com'è l'espressione di questa emozione? Com'è la tua postura e la tua espressione del viso quando esprimi questa emozione? O quando qualcuno esprime questa emozione? Riesci anche a ricordare e individuare una tendenza all'azione quando ti senti così, una spinta a fare qualcosa? Scappare, uscire, distrarti, liberartene di questa emozione? Ora fai qualche respiro e lascia andare delicatamente in secondo piano l'emozione di ansia o paura. Passiamo alla rabbia. Prova a ricordare un momento recente in cui hai provato rabbia o frustrazione. E prova a notare o ricordare dove l'hai sentito nel corpo o dove lo senti di solito nel corpo, questa emozione, in quale area si attiva. E se la rabbia fosse colorata, di che colore sarebbe per te? Sai com'è la tua postura e la tua espressione facciale quando ti senti così? O ti viene in mente qualcuno che quando è arrabbiato ha una certa postura, una certa espressione? E riesci a ricordare o individuare se in quei momenti di rabbia percepisci nel corpo anche una tendenza all'azione, una spinta a fare qualcosa, magari urlare, magari battere un pugno da qualche parte, scappare. Qual è la tua tendenza all'azione che percepisci quando sei arrabbiato? Ora fai qualche respiro e lascia andare la rabbia o i ricordi della rabbia. E passiamo all'emozione della tristezza. Ti chiedo quindi di provare a ricordare un momento recente in cui hai provato questa emozione. E prova a notare, ricordare o immaginare dove senti la tristezza nel corpo, quali sono le aree che si attivano o si disattivano, in questo caso, quando sei triste. Se la tristezza avesse un colore, che colore sarebbe per te?
Sai com'è la tua postura e com'è la tua espressione del viso quando ti senti triste? O riesci a ricordare qualcuno quando si sente triste, come si muove e qual è la sua postura? Riesci a ricordare o individuare se quando ti senti triste c'è una tendenza all'azione o forse in questo caso all'inazione? Ora respira. E lascia andare in secondo piano anche la tristezza. Ora proviamo a passare a un'altra emozione. Ti ricordo che se ti sentissi troppo in difficoltà in questo momento con le emozioni, quello che puoi fare è sempre ritornare al tuo respiro, oppure aprire gli occhi e scegliere emozioni o ricordi di emozioni che non ti diano un'intensità superiore al 7 su una scala da 0 a 10. In questa lezione e nella prossima impareremo piano piano a gestirle, per adesso può essere ancora un po' difficile. Prova ora a ricordare un momento in cui hai provato l'emozione della vergogna o dell'imbarazzo, se preferisci. E prova a notare o ricordare o immaginare dov'è che senti nel corpo l'emozione della vergogna o dell'imbarazzo. Quando ti vergogni o sei imbarazzato, quali aree del corpo si attivano? E se la vergogna fosse colorata, che colore avrebbe per te? E com'è la tua postura e la tua espressione quando ti vergogni o quando sei in imbarazzo? O puoi ricordarti quella di qualcuno che conosci quando è imbarazzato o si vergogna. Riesci anche a individuare o ricordare se c'è una tendenza all'azione quando ti senti così, se c'è una spinta a fare qualcosa, magari nasconderti, magari scappare. Chiedere scusa o qualsiasi altra tendenza all'azione che tu possa sentire quando sei imbarazzato o quando provi vergogna. Ora respira e lascia andare in secondo piano anche questa emozione. Passiamo ora al senso di colpa e quindi prova a ricordare un momento recente in cui ti sei sentito in colpa. Prova Quando ti senti in colpa c'è una zona particolare del tuo corpo che si attiva. Dov'è che la senti nel corpo, la colpa? Se il senso di colpa avesse un colore, che colore avrebbe per te?
Hai una postura particolare, un'espressione del viso specifica quando ti senti in colpa? O riesci a ricordarti l'espressione, la postura di qualcuno che conosci quando si sente in colpa? Riesci anche a ricordare o individuare se c'è una tendenza all'azione quando ti senti in colpa, se c'è una spinta a fare qualcosa che può essere a rimediare, a chiedere scusa, oppure a giustificarti, criticare te stesso. Nota se c'è una tendenza all'azione tipica quando ti senti in colpa. Ora prendi qualche respiro e lascia andare anche l'emozione del senso di colpa. E quando te la senti puoi riaprire gli occhi.